Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo unboxing in collaborazione con il Fantasia Store che mi ha spedito questo pacco. All'interno naturalmente ci sono i Funko Pop come tutti gli unboxing di questo canale, ma questa volta sarà un video un po' diverso. Se mi seguite conoscerete sicuramente il Fantasia Store, in caso contrario e vi ritrovate qui per la primissima volta, vi dico che il Fantasia Store è questo negozio online totalmente a tema nerd. Il catalogo è davvero vastissimo, va dalle carte collezionabili ai giochi in scatola e naturalmente ai Funko Pop. C'è una grandissima scelta e potete tranquillamente verificarlo da soli perché il link come sempre lo trovate in descrizione, trovate appunto tutte le informazioni importanti riguardo il Fantasia Store. Per quanto riguarda i pop, ad ogni prodotto nuovo acquistato vi verrà regalato, senza spendere appunto un centesimo, un soft protector. Vi consiglio di guardare l'ultimo video unboxing prima di questo per saperne di più. La spedizione inoltre vi verrà offerta dal sito spendendo solo 49 euro. Raggiunta quindi questa soglia, si raggiunge facilmente, basta prendere qualche pop oppure qualche gioco in scatola, la spedizione non vi costerà nulla e tra l'altro se ordinerete prima delle 13:30 in giorni lavorativi, la stessa spedizione partirà in giornata. Quando vi arriverà a casa? In 24-48 ore il pacco è già a casa vostra. Lo dico in ogni video, anche questa volta posso confermare, il pacco è arrivato in 2 giorni lavorativi. Se non avete mai acquistato sullo store, quindi quello che farete sarà il vostro primo ordine, il sito mette a disposizione il Magic Checkout, ovvero un 20% di sconto fino a 20 euro che si può sommare agli sconti già presenti sul sito oppure al mio codice, perché sì, esiste il codice Andri5 che vi darà la possibilità di avere il 5% di sconto su tutti gli articoli del sito non già scontati in precedenza. Il codice è illimitato, lo potete usare tutte le volte che volete. Naturalmente il Fantasia Store è super affidabile, protegge benissimo gli ordini che fate ed è anche per questo che su Trustpilot ci sono più di 3000 recensioni super positive. Chiudendo quindi e passando all'unboxing, vi invito ancora una volta a visitare il Fantasia Store perché tanto comunque il link è nella descrizione, prima magari guardate il video e poi date un'occhiata al sito e poi una volta arrivato un qualsiasi ordine pubblicate una storia su Instagram taggando me magari e anche il Fantasia Store per essere repostati. Ma adesso passiamo all'unboxing, ho già detto che sarà un video un po' diverso dal solito dagli ultimi video fatti perché ora non so esattamente che titolo avrà questo video, ma sicuramente un titolo che fa riferimento al bassissimo prezzo di questi pop. Perché infatti dentro questa grande scatola non ci stanno pop nuovi, bensì pop di seconda scelta. Che cosa vuol dire di seconda scelta? Ve lo dico mentre apro la scatola. Qui dentro ci stanno dei pop con qualche problemino alla scatola. È ovvio naturalmente che non sono i prodotti principali che il Fantasia vende, per questo si chiamano di seconda scelta, i pop potete vederlo anche negli altri video, le scatole sono sempre perfette. Qui dentro ci stanno dei pop con delle scatole un po' rovinate, quindi se non siete dei collezionisti e tenete anche tranquillamente i pop fuori dalla scatola, prenderli sul Fantasia Store in questa sezione di seconda scelta è, scusate la ripetizione, la scelta migliore. Perché sì, le scatole sono un po' rovinate, ma i pop all'interno no, assolutamente, sono sempre perfetti, nessun danno. Ok. Da notare tra l'altro che nonostante qui dentro ci siano dei pop con la scatola già un po' rovinata, non sempre ci sono danni così tanto pesanti e presenti, l'imballaggio è sempre perfetto per evitare ulteriori distruzioni. Quindi leviamo tutto. Lo strumentopolo misterioso! È un oggetto a sorpresa che ci servirà più tardi. Eccoli qui. Tra l'altro volevo dirvi che anche nella sezione seconda scelta il catalogo è abbastanza vasto. E posso confermarvi, anche guardando quello che è arrivato, che nella maggior parte dei casi i danni alle scatole sono minimi, quasi introvabili. E fra poco lo vedrete. Oltre a poter effettivamente scegliere il pop di seconda scelta da farsi inviare, c'è anche la possibilità di avere il mistero. Infatti, con soli 9,90€, quindi 10 euro alla fine, potrete acquistare un pop misterioso con la scatola danneggiata oppure direttamente un pop sempre misterioso senza scatola, direttamente. E io ne ho preso uno. E qui dentro, non lo voglio aprire fino alla fine per mantenere il mistero, lo apriremo assieme in questo video, quindi all'ultimo vedremo cosa si celerà qui dentro. Ma adesso andiamo di pop che ho già visto qui. Iniziamo quindi con questo primo pop di Venom. Il vero e unico Venom, quello dei fumetti, sicuramente non quello dei film. Ragazzi, per farvi capire, questo è il problema della scatola, un po' di ammaccatura qui. E viene venduto naturalmente a prezzo molto ridotto, solo per questo piccolo problema qui sopra. E questa piegatura presente un po' qui, ma veramente qualcosa di impercettibile. Poi del resto, scatola perfetta, possiamo dire. Anche se di seconda scelta, un'ottima scelta. Vedete, anche se la scatola ha qualche piccolo problema, il pop è perfetto, senza alcun problema, come se fosse nuovo, perché
è nuovo alla fine. Quindi se non vi interessa così tanto tenere le scatole dei pop, potete tranquillamente mettere la figure sulla scrivania dove volete e vi è costata di meno. Credo in ogni caso che la terrò comunque nella scatola perché, ripeto, i problemi sono davvero impercettibili. Passiamo poi a un personaggio da una delle serie TV più amate in assoluto e sto parlando naturalmente di Stranger Things con Eleven, direttamente dalla quarta stagione. Qui i problemi al tatto si sentono un po' di più, ma sempre di seconda scelta ovviamente stiamo parlando, quindi se ci pensiamo è anche in questo caso accettabile come piccolo problema della scatola. C'è un piccolo dislivello in questa parte e poi questa parte qui sotto è un po' rovinata, ma nessun altro problema. Ragazzi, non ci crederete, ma il pop è perfetto, anche a livello di pittura, probabilmente uno dei migliori pezzi che ho. Altra prova che sì, effettivamente la scatola è un po' rovinata, ma il pop è nuovo. Prima di passare al pop misterioso, sono curiosissimo di scoprire che cosa mi avranno inviato. Nel pacco è presente anche un non regular, sto parlando infatti del movie moment di Harry Potter contro Voldemort. Sì, qui alla fine è abbastanza evidente, ma ripeto, questa sezione è per lo più per i non collezionisti che sono interessati solamente al pezzo all'interno. Che non so se avete capito, è comunque perfetto e questo ne è la prova per la terza volta. Davvero stupendo. Per un solo piccolo problema nella scatola, questo costa meno. Quanto è stupenda la seconda scelta? Ma adesso passiamo al pop misterioso senza scatola. Ripeto, non l'ho ancora aperto, non so cosa ci sia all'interno perché, essendo misterioso, non me l'hanno detto. Sia questo senza scatola che quello con la scatola un po' danneggiata, sempre misterioso, costano solo 10€, 9,90€. Ma vediamolo subito. Che dire, non conosco il personaggio, lo ammetto, ho fatto una ricerca e sembra essere un personaggio di Critical Role. Anche se non lo conosco, però devo dire che la figure è molto molto bella. Sembra anche un Aladdin, quindi si può spacciare per quello. Un Aladdin con un genio rosa che lo tiene in mano come il tappeto, però dai. Sono rimasto comunque contento, lo metterò lì da qualche parte nella libreria. Comunque, a parte tutto, devo ammettere che mi piace davvero tantissimo lo stile della mano che sorregge il personaggio. Ma ragazzi, il video unboxing finisce qui. Fatemi sapere con un commento qui sotto se avete mai acquistato sul Fantasia Store, se avete mai provato la sezione seconda scelta o se la proverete dopo questo video. Io ve la consiglio perché effettivamente questi pop costano, non dico la metà, ma sicuramente molto meno dei prezzi originali. E lo ripeto ancora una volta, se non vi interessano le scatole o non vi interessa che abbiano qualche piccolo problema, quella veramente minimo e l'avete notato nel video, la seconda scelta è la scelta migliore. Diventato lo slogan questo ormai, così vabbè. Vi ricordo quindi che il link del Fantasia Store lo trovate nella descrizione assieme alle informazioni più importanti come il codice ANDRI5 che vi darà il 5% di sconto su tutti i prodotti non scontati già in precedenza. E niente, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine. Io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!